Siamo a Bagnara, siamo con il presidente dell'associazione commercianti. Questo corso siete d'accordo alla chiusura o no? Ma ci sono diverse scuole di pensiero su questo. Indubbiamente l'apertura anticipata di 15 giorni ci ha colto un po' tutti alla sprovvista, anche perché molti di noi non lo sapevano, dico sia come commerciante in primis che come presidente dell'associazione commercianti. È stato un po' un fulmine a ciel sereno, se vogliamo. Da un giorno all'altro abbiamo trovato il corso chiuso, poi comunque c'è stato, ci hanno detto qualcuno che l'aveva richiesta forse l'anno scorso, si è parlato un po' impropriamente di associazione commercianti che l'ha richiesto, quando non ci sono proprio né documentazione né atti che lo attestano, tanto che questo genere di richiesta non è stata fatta da parte nostra, ma si dice sia stata fatta l'anno scorso in tempi magari post elezioni. Siamo con uno dei commercianti qui di Bagnara, lei è favorevole? Sì, fondamentalmente sì, perché per un paese di mare è molto importante avere un'isola pedonale, siano creare le giuste condizioni per tutti i cittadini, perché Bagnara non è un paese in pianura, viene diviso in varie frazioni, Porelli, Marinella, che viene più lontano. Per raggiungerla all'isola pedonale o il centro ci vuole la macchina, i parcheggi non ci sono, quindi l'unica soluzione sarebbe un servizio navetta. Da qua vieni, guarda qua, tu faccio un'idea, guarda quante popolazioni che abbiamo. Secondo lei bastava un mese? Se dicessi. Bastava un mese, a parte il mese, bastava la sera alle 5, alle 6 e già era un'altra cosa. A che glielo chiudono, perché non c'è un'anima? A chi? Non ti fanno danno a noi altri commercianti, perché ognuno qua non si può fermare, vende il signor sindaco, cioè il signor comandante, subito fa dei... Siamo fuori programma in questo paese. Quest'anno qui, dopo 40 anni, non ci fanno fare il gazebo. Non so come il comune di Bagnara, siamo senza parole. Questa è l'amministrazione. Che la chiusura tutta, alla fine tutto va bene, ho un mese in più, un mese in meno, e che ci hanno tagliato le gambe a non poter neanche lavorare, a scaricare la carne fuori dall'isola pedonale. Sei igiene o no? Io le dico semplicemente una cosa, di andare a controllare tutti i negozi che ci sono aperti, le serrande chiuse, e poi vi fate una risposta voi stessi e gliela portate ai signori che ci amministrano, non gli ultimi, anche i penultimi e anche i terzultimi, i quali abbiamo già fatto e abbiamo già detto. Prima di fare queste schifezze devono prima mettere in condizione la popolazione di vivere con i parcheggi e con i pulmini. E tutto il resto poi, perché non è che dobbiamo isolare il paese, questo è un paese di fantasmi, è un canile anzi, perché qua guardi che cosa ho dovuto fare, perché tutti i giorni devo coprire la cacca dei cani eccetera, perché non fanno pagare pure i signori che hanno i cani, perché i cani sono dei signori, i padroni sono diventati cani.